Allora, ce l'abbiamo fatta, non è stato facile, ma siamo arrivati alla terza puntata del webinar. Devo dire che ringrazio tutti quelli che hanno visto le puntate precedenti, specialmente la seconda, ha avuto un discreto successo. Ci sono diverse persone che ci hanno scritto a livello individuale su che contenuti potevamo fare, di che cosa potevamo parlare, e noi ce la stiamo mettendo tutta, compatibilmente con gli impegni, perché sembrerà strano, ma è un momento in cui siamo tutti a casa, ma io personalmente, tra telefono e computer, e immagino che lo siate anche voi, sono più impegnato che mai. Detto questo, vogliamo ricordare lo scopo di questo webinar. Perché è importante ricordarlo? Perché questo webinar non ha lo scopo di insegnare qualcosa a qualcuno, non siamo guru insegnanti di nulla, semplicemente facciamo il nostro mestiere. E col nostro mestiere vogliamo dare ai ristoratori in questo momento il nostro contributo. Ci sono due co-host, per così dire, fissi, e oggi abbiamo anche un ospite, nonché gradito amico, che andremo a presentare. Quindi ognuno di noi in questo webinar cerca di dare la sua pillola per cercare di aiutarti in questo momento a focalizzarti non su tutto quello che i media dicono o sul momento che comunque grande, lo sminuiamo neanche un po', ma su quello che potrà essere dopo e sugli sforzi che dobbiamo fare adesso per avere un gran dopo. Quindi questo è lo scopo. La mettiamo sotto forma di chiacchierata, siamo amici tra di noi, abbiamo confidenza, ridiamo e scherziamo, ma questo nulla toglie contenuto, perché ci mettiamo. Anche se ridete, è assolutamente vero. Ok. Detto questo, che non taglierò Elia, perciò ti sei rovinato in assoluto. Allora, in linea abbiamo, al solito, all'angolo sinistro, Michele Pacino. Michele è un food blogger, è soprannominato Baffetto Food, e anche una piccola agenzia di marketing. Se vuoi che la telecamera si sposti e far vedere quella scritta, devi parlare. Sì, era giusto per, stavo facendo tipo sottotitoli del tuo. Gratuite proprio a regaliamo marchette. Ma sì. Vedi, quando serve Elia, quando serve colpi di tosse o parla. Questa volta che era la volta che serviva, non l'ha fatto. Va bene. Poi No, l'ha fatto prima. Vabbè, niente, scusa. abbiamo Elia che è un bartender, è colui che gestisce il canale YouTube Il Giardino Sotto il Naso, e ieri ha avuto l'onore, il privilegio, nonché il piacere di finire in televisione. Poi ce ne parlerà lui, adesso lasceremo a lui poi che si presenti meglio su questo aspetto. E poi Buonasera a tutti, penso. buongiorno, buonasera, dipende da chi lo sta guardando. Ciao, va, facciamo così, ciao, ciao. Ok, è una via di mezzo. E poi abbiamo invece Vincenzo Paparella, che è il nostro ospite di oggi. Abbiamo Vincenzo che si occupa di aiutare le aziende, gli imprenditori ad acquisire clienti sia online che offline. E poi Vincenzo mi dicevi c'è un aneddoto, un'esperienza che hai avuto proprio in questi giorni che ha dell'incredibile sia per il prodotto e sia per com'è Sì, venuta. diciamo che grazie insomma Raffaele per l'ospitalità. C'è da dire che io sono comunque connesso al mondo delle piccole attività locali, proprio per il fatto che ho una, diciamo, sono la quarta generazione insieme a mia sorella di Mocambo Gelateria Ruvo di Puglia. Noi praticamente abbiamo quello diciamo che ho sviluppato poi all'interno della gelateria, che è quello che un po' è il mio lavoro, è un sistema di acquisizione clienti basato proprio su sia i clienti che acquisiamo attraverso web, quindi attraverso le operazioni di sponsorizzazione, Facebook, Google e via dicendo, e sia proprio attraverso la registrazione di tutti quelli che sono i clienti che entrano all'interno del nostro locale, la nostra gelateria. E questa cosa in questi giorni di chiusura, di chiamiamola così, crisi dovuta a questo virus che diciamo, è da nord a sud, ha polarizzato l'Italia, ci ha permesso appunto di fare la differenza e di fare degli incassi, diciamo, non esagerati ovviamente, ma abbastanza degni di nota. Visto proprio il motivo che noi, cioè il fatto che noi comunque siamo chiusi. Quindi, nonostante fossimo chiusi, con l'asporto abbiamo generato
si può dire, poco sotto i 1000 euro facendo delle comunicazioni mirate. Avrei spazio e modo di dircelo meglio. Allora, quindi oggi ci siamo preparati un punto a testa, e quindi sarà qualcosa di molto pratico, e quindi cominciamo subito con Michele Pacino. Allora, dicevamo, Michele, ti eri preparato qualcosa sotto, cioè qualche consiglio sul lato social per il ristoratore, vero? Sì, lato social che, insomma, vi vedo, diciamo, a voi ristoratori, non possiamo negare che abbiamo tempo, tra virgolette, per essere sui social in questi giorni, quindi per essere online, per essere su Facebook, su Instagram, eccetera. Quindi direi che sarebbe anche il caso di iniziare a dedicare questo tempo ai social della propria attività, soprattutto lì dove i social finora non sono stati ben curati, non sono stati ben gestiti. Ecco, questo è quello di cui parleremo oggi. Dicevo, vado dritto al punto o ai punti che appunto si ricollegano al lato social, ossia cercare di capire come mettere a posto i propri canali social, soprattutto in questo periodo, perché spesso, ancora oggi, purtroppo si notano pagine Facebook, Instagram, dove mancano innanzitutto le basi, quindi mancano i riferimenti telefonici, mancano i contatti, manca una copertina fatta bene, che si veda bene sia da PC che da smartphone. Quindi andare a delineare innanzitutto questi aspetti per far sì che la cosa sia fluida, la pagina, l'impatto del cliente con il social che sta utilizzando in quel momento sia fluido, sia chiaro. Non deve andare a fare la caccia al tesoro per cercare un numero di telefono, un indirizzo o un contatto. Quindi questo può, per molti può essere una banalità, e mi fa piacere perché vuol dire che abbiamo fatto dei passi avanti, ma per molti, ripeto, non lo è. Vedo ancora oggi pagine veramente messe male. Purtroppo sì. Quindi iniziamo da questo e poi capiamo come gestire la comunicazione. Quindi creare una strategia di comunicazione, tipo iniziare a capire se è necessario o se è preferibile metterci la faccia o meno, magari. Quindi se sai che sei una persona abbastanza conosciuta, abbastanza voluta bene dai tuoi clienti, sarebbe anche il caso che iniziassi a mettere anche la tua faccia. E lo avrai anche notato, perché spesso capita di mettere qualche post con la propria faccia, boom, esplode. Proprio perché è studiato che nel momento in cui si va a comunicare con qualcosa che il cliente conosce, con cui il cliente, diciamo, si sente legato, di conseguenza le interazioni poi vanno bene, e di conseguenza le interazioni anche tutto il resto. Volevo farti una domanda, Michele, perché sì, a riguardo di questo che hai appena detto, ho sentito troppe volte in giro dai ristoratori dire: ok, però io non sono Cracco, non sono Cannavacciuolo, quindi non sono così famoso, perché dovrei metterci la faccia? E quello che stavi dicendo mi ricollega a quello. È completamente sbagliato, vero? È sbagliato, scusate, è sbagliato nonché diverso, perché tu ci stai mettendo la faccia fino a prova contraria a casa tua. È come se ti vergognassi di farti vedere che fai lì le pizze nella tua pizzeria, no? Mm-hmm. Quindi stai mettendo la faccia a casa tua, stai facendo vedere come fai qualcosa, quindi che so, faccio l'esempio, la foto mentre stai impiattando, non stai facendo nulla di presuntuoso. Ecco, quindi non vedo perché debba dirsi ma io non sono nessuno. Assolutamente, ce ne passa da lì ad avere la presunzione di mettersi in primo piano. Ecco. Sì. Posso aggiungere una cosa? Certo. Sì. È un po' quella che si chiama, viene definita la sindrome dell'impostore, no? Chi sono io per dire, per farmi vedere o per
È un po' quello che succede a parecchi, a noi compresi, io come, sia come, diciamo, come consulente che anche spesso sento, non so, mi confronto con quelli un po' più grandi di me, hanno tutti la stessa, tra virgolette, paura. Dicono, perché dovrei farmi vedere, sembrare presuntuoso, sembrare quasi saccente nel dire, nel dimostrare, ecco, che io magari so impiattare o so fare un gelato piuttosto che so fare una determinata cosa. Quindi è un problema parecchio diffuso questo. Sì, infatti l'ho menzionato proprio per questo, perché quello che diceva Michele è sacrosanto, e il ragionamento che viene in testa a tanti ristoratori errato è: non sono uno di quelli, quindi mi nascondo, tra virgolette, in cucina. Michele, se vuoi continuare, fai pure. Sì, concludendo la questione di metterci la faccia, va anche a superare lo scoglio della fiducia, diciamo, perché dal momento in cui magari chi ci conosce già, ok, però chi non ci conosce e impatta sui nostri social e guarda la nostra faccia, sarà più propenso ad aver fiducia in quello che facciamo. E di conseguenza questo è anche il caso di capire se mettere la faccia dei nostri collaboratori, quindi fare una presentazione dello staff per creare un ambiente ancora più familiare con quelli che sono i nostri clienti. Ovviamente non è categorico quello che sto dicendo, bisogna valutare se la cosa va fatta o meno. Ci sono anche casi in cui sarebbe meglio non farlo, ci sono casi in cui sarebbe meglio non metterci la propria faccia. Cioè, bisogna capire se è il caso o meno di farlo. Per un'attività locale, per un'attività, tra virgolette, semplice, è quasi sempre consigliato, soprattutto mettere la faccia del titolare, di chi ha contatti con il pubblico, di chi è conosciuto, insomma, dai clienti. Quindi questo è quasi sempre consigliato, ripeto. Poi ci sono i casi singoli che vanno analizzati, non per questo esistono le analisi prima di stilare una strategia di marketing. Certo, certo. Quindi, ricapitolando, controllare le info se sono a posto, capire che tipo di strategia attuare, anche dal punto di vista di metterci la faccia o meno, propria o dei propri collaboratori. Inoltre, una cosa importante è lo stile delle fotografie, delle foto che vanno a finire sui social. Quindi, che più ti ha reso celebre, se vogliamo, il modo differente di fotografare i piatti ti ha reso diverso dagli altri, quindi su questo sei assolutamente libero di parola. Grazie, grazie. Diciamo che non ho creato nulla, se vogliamo, anzi, un determinato stile di foto studiato per entrare nel prodotto, per far venire fame alla gente, non l'ho inventato certo io. Anzi, se dobbiamo dare dei meriti a delle foto che veramente hanno creato un format vero e proprio, magari lo dobbiamo a Pescaria, che ha iniziato ad aver successo proprio grazie a queste foto con sfondo polignano, panino in primo piano. Quindi se dobbiamo dare dei meriti di creazione, è questo. Io ho cavalcato l'onda dell'andare nel prodotto, quindi far venire fame la gente, non cercare la foto necessariamente patinata, perfetta, ma cercare di far venire fame la gente anche con qualche imperfezione, quindi la goccia della stracciatella sbavata, il panzerotto che magari si rompe, quello non, spesso non è un problema, anzi è un punto a favore per far venire fame a chi guarda. E sotto l'aspetto di far venire fame ti posso garantire che funziona al 100%. E allora diciamolo, è assolutamente vietato seguire il canale Instagram di Baffetto Food se stai facendo la dieta, perché altrimenti sei veramente rovinato. Vai, vai, continua pure, scusami se ti ho interrotto. No, tranquillo. Dicevo, quindi capire, oggi abbiamo tanti strumenti a nostra disposizione, anche i cellulari più o meno, gli smartphone, insomma, fanno delle foto veramente degne di nota ormai, quindi basta solo cercare la giusta quadra
capire un po' le basi della fotografia che riguardano le luci, che riguardano le posizioni, però poi la strada è spianata, quindi più che il come farle è il farle, cioè fate le ste foto, sì. Che spesso si dice che si ha tanta passione, eccetera, ma come fai ad avere passione per qualcosa? Esce una bella pizza dal forno, hai fatto un bel panino, non ti viene di fotografarlo? È ovvio che non ti sto chiedendo di farlo di sabato sera durante il servizio, però insomma, con la giusta organizzazione si può fare un buon lavoro. Anche perché mi permette di dire che adesso il modo di comunicare che tutti i ristoratori hanno è visuale. Più che mille parole, veniteci a trovare, siamo aperti, che non servono, diciamolo, non servono a niente se non annoiare quelli che leggono, una bella foto di una bella pizza, voglio dire, tira molto più mille altre parole, anche se articolate, no? È questo che vuoi consigliare anche, vero? Assolutamente sì, anzi molti si chiedono, oh ma io... o l'agenzia, spendo un sacco di soldi, eccetera, quello lì non ha l'agenzia, mette quattro foto, esplodono. Chissà perché. Perché ovviamente non sto giustificando il fatto di non avere una strategia di marketing precisa, però è importante anche saper fare delle foto degne di nota. Quindi, Michele, posso aggiungere, Raffaele, Michele, dico quest'altra cosa, sì. Sempre a quello al tuo discorso. Molto spesso capita anche a me di sentire clienti che dicono però quello ho messo quattro foto e ha fatto, che ne so, il botto. In realtà questa è sempre una questione percepita, perché la realtà poi, analizzando i numeri e soprattutto analizzando quelle che sono magari in generale le recensioni che quell'attività riceve, ti fa capire che in realtà non c'è niente, diciamo, dietro. È solo un fuoco di paglia che molto spesso impressiona l'imprenditore che guarda al competitor, e quando magari questa cosa non la dovrebbe nemmeno fare. Grazie, no, è così. Michele, continua pure. Sì, perché poi l'imprenditore è molto preso da quelle che tecnicamente si chiamano le vanity metrics, quindi i like, i commenti, la piaga. Però poi magari finisce lì, quindi bisogna anche stare attenti a come vengono valutate queste metriche e capire se è il caso di starci a perdere la testa o no. Come vedete, io non ho ancora parlato di like, di commenti, eccetera, perché è tutta una logica conseguenza di un lavoro fatto bene nella maggior parte dei casi. Ma non sono quelle su cui ci dobbiamo assolutamente fondare, ma anzi dobbiamo partire dalla strategia per poi far sì che arrivi tutto il resto. Proseguendo, dobbiamo capire anche la frequenza di pubblicazione, quindi ogni quanto pubblicare, a seconda anche dei social, va bene, dopo parleremo di Instagram, quindi sarà anche utile capire la differenza tra Facebook e Instagram, e cosa importantissima, capire il budget da destinare, e non budget sì o budget no. Budget sì, e capire quanto, perché oggi, cioè, è inutile, Facebook non è gratis, i social non sono gratis, togliamocelo dalla testa, perché altrimenti non avremo mai risultati sperati, risultati in cui confidiamo. Quindi stabiliamo un budget fisso da destinare ogni settimana, che sia costante, magari in crescita ovviamente, e capiamo come sfruttarlo, quindi studiamo i target, ovviamente qui facciamoci aiutare da chi è esperto. Mm-hmm. Ok, quindi questo per quanto riguarda Facebook, ovviamente a metà, perché ad esempio la questione del budget riguarda anche Instagram. Instagram, passando a Instagram, dobbiamo capire innanzitutto se... Quindi passiamo a Instagram e capiamo se innanzitutto il target del pubblico che ci segue su Instagram, che abbiamo su Instagram, è il caso di trattarlo così come trattiamo, tra virgolette, chi abbiamo su Facebook. Quindi molto spesso le strategie devono essere leggermente diverse, o anche, soprattutto, lo stile delle foto.
perché sulla mia esperienza vi dico, però ripeto, prendetela sempre come un esempio, non è una questione categorica, non è detto che sia così sempre, non è una regola, ma per esempio sul mio canale le foto professionali, le foto che faccio con la macchina fotografica professionale, con la reflex, non vanno assolutamente bene. Cioè non se le fila nessuno. Vanno benissimo quelle fatte con lo smartphone, infatti pubblico solo foto fatte con lo smartphone sui miei profili, sul mio profilo Instagram di Baffetto Food, ma le foto professionali zero, cioè proprio quando ho fatto il test i risultati erano praticamente un quinto di quello che ricevo normalmente con una foto. Dicevo, Michele ha creato proprio l'abitudine nell'immagine. Sì. La sua popolarità nello scattare il cibo in quel modo fa sì che la gente immediatamente riconosca una foto fatta, diciamo, da lui o addirittura spesso fatta nel suo stile. E quindi, diciamo, smentiscimi se sbaglio, Michele, cioè spesso vedo foto molto simili dove la gente ha taggato lui e poi dicono, non so, Baffetto Food, che ne pensi nei commenti, no? O nella descrizione? Sì, tante volte capita, o capita proprio chiaramente che mi dicono foto alla Baffetto, perché insomma questa cosa è entrata parecchio. Proprio il lavoro del personal branding sulla persona. Yes, mi fa piacere, diciamo, che questa cosa viene notata. Tornando alla questione Instagram, quindi, mi raccomando, capiamo che foto fare, la frequenza della pubblicazione cambia necessariamente su Instagram, quindi se su Facebook, per esempio, potremmo anche pubblicare 3 volte a settimana, su Instagram sarebbe anche il caso che facessimo un post al giorno, come minimo. Quindi dobbiamo essere più frequenti, più costanti, proprio perché crescere su Instagram è veramente più difficile di quanto lo sia crescere su Facebook, anche a parità di budget. Per quanto riguarda Instagram, una cosa molto importante che bisogna assolutamente fare è l'utilizzo delle story. Quindi essere costanti ogni giorno nel rendere quasi live il proprio lavoro, quello che si sta facendo. Quindi sto facendo l'impasto, sto facendo la preparazione per oggi, quindi far vivere alla clientela tutto quello che stiamo facendo e soprattutto cercare il modo di coinvolgerla, perché le storie di Instagram sono molto simpatiche sotto questo punto di vista, quindi con sondaggi, domande e risposta multipla, creazione di domande al pubblico, quindi dove lo rendi veramente molto partecipe, si crea molto coinvolgimento. Quindi lo possiamo fare bene su Instagram, lo possiamo fare su Facebook, quindi dando anche dei vantaggi magari a chi condivide. Quindi questi aspetti sono importanti per rendere sempre più interattivi i nostri canali social. Per concludere, perché il tempo stringe, diciamo, non vogliamo dare consigli pratici, essere brevi, essere concisi. Molto spesso viene sottovalutato l'offline, ma l'offline è quasi basilare, se vogliamo, per crescere online. Quindi tutti i nostri strumenti che abbiamo offline, che sia il nostro locale, che sia il packaging, che sia tutto quello che i clienti guardano e vedono, deve avere sempre il collegamento ai nostri social. Quindi deve incitare sempre a seguirci su Instagram, su Facebook e quant'altro, perché quello è il pubblico migliore, insomma. Chi ha impattato dal vivo con noi, con il nostro locale, con i nostri prodotti, è molto più facile che diventi un assiduo frequentatore, diciamo così, dei nostri canali social. Sì. Oh, Michele, grazie per queste informazioni. Solitamente queste informazioni sono il primo approccio che tu hai con uno dei tuoi clienti, no? Dove vai a spiegare un po' quello che andrete a fare, è una, come dire, un accenno, un antipasto di un'analisi di un cliente normale con cui hai a che fare tutti i giorni. Purtroppo cerco di non parlarne mai, perché queste cose le prendo fin troppo per scontato. Però mi accorgo che
molti hanno bisogno anche di questo tipo di informazioni, ecco che oggi ho deciso di darle. Ripeto, per molti saranno banalità, per molti diranno, ma che ci stai dicendo? Mi fa piacere, ripeto, mi fa piacere perché vuol dire che il livello si sta alzando, però forse per molti saranno anche utili per iniziare ad avere e a passare al livello successivo. Sì. Dicevo, queste cose sono fondamentali, hai parlato però di tante cose, quindi ti chiedevo se, come l'altra volta, poi avremo una novità anche da annunciare a questo riguardo, quindi apri bene le orecchie. Dicevo, se Michele riesce a fare un vademecum di queste cose, un piccolo riassunto, magari passo passo, che poi possiamo condividere con chi ha guardato questo webinar. Sì, assolutamente. Già previsto, già ho messo tutto in scaletta. Bene. Aggiungo solo una cosa. Ovviamente i nostri social devono essere sempre collegati alla nostra reputazione online, quindi stiamo parlando di ristorazione, quindi a TripAdvisor. Quindi di tanto in tanto facciamo vedere chi ci recensisce e chiediamo a chi ci sta leggendo, a chi è stato da noi, una recensione. È importantissimo, se non fondamentale. Grazie, non è assolutamente una cosa da prendere per scontato. Grazie mille Michele per il tuo intervento, veramente corposo, sottolinea quello che ci siamo detti nelle prime puntate. Qui c'è seriamente voglia di dare consigli, come vedete il tono è amichevole, non ci sono effetti speciali, ma sono cose che se metti in pratica dopo hanno successo. E poi sostanzialmente sono le stesse cose che ha applicato lui in prima persona nella sua attività. Allora passiamo a Vincenzo. Allora. Vincenzo, ecco. Intanto ci hai anticipato quello che fai e avevi in serbo una chicca per noi e ti diamo 10 minuti di tempo, ce la fai? Spero di farcela, più che altro, perché in realtà è un argomento che merita un approfondimento e che fa tutta la differenza del mondo. Io poi con Michele, insomma, ne parlavamo anche recentemente, pre-coronavirus, e, diciamo, stava nascendo una sorta di collaborazione, chiamiamola così, su quello che è poi il prodotto che mi ha permesso poi di fare questo switch. Dicevo, io mi occupo di sviluppo, ho con la mia famiglia, insomma, io sono la quarta generazione, non sono presente all'interno di Mocambo Gelateria come, diciamo, macchina da gelato, ma mi occupo praticamente di tutto il resto. E, questa diciamo, novità è dovuta, diciamo, al fatto che recentemente, insomma, abbiamo fatto proprio un test, collegandoci anche con il discorso che faceva prima Michele dei social, no? Abbiamo fatto delle campagne online per acquisire clienti, spendendo poi una cifra, si potrebbe dire proprio bassissima, perché parliamo di circa 10 euro al giorno, e in questo lasso di tempo abbiamo raccolto quasi 200 contatti. Ecco, dicevo, abbiamo fatto queste operazioni, abbiamo, spendendo circa 60 euro sui social, su Facebook soprattutto, abbiamo acquisito 200 contatti. E questi 200 contatti poi erano stati in realtà acquisiti attraverso un'operazione che era legata proprio alla riapertura di Mocambo Gelateria. Tutto questo pre-coronavirus, quindi noi non potevamo immaginare quello che sarebbe successo dopo. E qui è avvenuta poi, ecco, la magia, perché riflettendoci sul fatto appunto che abbiamo fatto dei lavori per la ristrutturazione, purtroppo però i clienti non possono più venire perché per l'attuale decreto dovevamo rimanere chiusi, e quindi abbiamo iniziato a fare delle comunicazioni mirate al nostro target, ai nostri clienti, quindi a quelli che sono iscritti alla Mocambo Family. E lì è successo, diciamo, qualcosa che ci ha dato veramente soddisfazione. In pratica abbiamo lanciato dei sondaggi, abbiamo chiesto alle persone che gelato vorresti ordinare a casa, che gelato vorresti ricevere a casa, e non ci aspettavamo una risposta così ampia, e praticamente quasi 100 persone hanno risposto a sondaggio.
di quelle 100 persone poi nei giorni successivi si sono tramutati, praticamente sono stati degli ordini. E oggi che appunto è domenica, quindi posso dare la prima diciamo linea di traguardo, diciamo una settimana di lavoro, possiamo dire che in pratica abbiamo quasi fatturato 700 euro, insomma, che considerati, se aggiungiamo poi quelli fatti anche la settimana scorsa, arriviamo quasi a 1000 euro in meno di 15 giorni. Ti fermo un secondo, Vincenzo. Stiamo parlando dell'attività di famiglia, quindi Mocambo Gelateria. Esatto. Stiamo parlando di un momento in cui voi non potete, avete chiuso praticamente. Siamo chiusi, sì. Per via del decreto, e hai venduto gelato. Esatto. Cos'è successo due giorni fa nella tua provincia? È successo praticamente che c'è stato un... Abbiamo fatto un sondaggio. No, dicevo a livello meteorologico. Dimenticavo. Però, sì, il 24 marzo era praticamente il 24 dicembre. Ecco. Cioè, nevicava. Allora, ragioniamo su questo. La gelateria ha usato Facebook, ha venduto gelato ed era chiuso. E due giorni prima aveva nevicato. Quindi, questo è un ragazzo che è la dimostrazione plausibile che non ci si piange addosso se si vuole ottenere qualcosa, e ha ottenuto un risultato che onestamente, a voce ferme, è praticamente impossibile raggiungerlo, ok? Quindi se ti stai domandando qual è l'atteggiamento da avere in questo momento, beh, l'atteggiamento è quello che ha avuto Vincenzo, ok? Sì. Vincenzo non è stato lì a piangersi addosso, ripeto, due giorni fa ha nevicato. Sì. Dunque avrebbe pensato, vero Vincenzo, che gelato... Allora io gioco, sai, con i nomi, dico spesso, io sono di Ruvo di Puglia, quindi dico Ruvo de Janeiro oppure quando fa caldo. L'altro giorno eravamo a Ruvo da un pezzo e nevicava, cioè ragazzi, io mi sono svegliato la mattina e mi hanno detto guarda che sta nevicando, giusto oggi che abbiamo fatto il sondaggio. E dico, ma come? Sì. Infatti qualcuno nella risposta... Perché io non faccio mai sondaggi dicendo che gelato vuoi e finisce là. Dico che gelato vuoi e poi ho chiesto che cosa miglioreresti tu di questo servizio. E lì sono arrivati diversi spunti interessanti che poi abbiamo applicato con i clienti e c'è stato l'effetto wow. Cioè, noi abbiamo portato il gelato a casa gratis, perché gratis nel senso la consegna non si paga. Abbiamo messo dei minimali di spesa, ma questo poco importava perché abbiamo fatto dei pacchetti che superavano i minimali, quindi automaticamente ogni ordine compensava il minimo di spesa. E poi abbiamo chiesto alle persone che cosa miglioreresti di questo servizio. Il risultato è stato che molti hanno detto guarda, cioè qualcuno ha detto peccato per il periodo, però quel qualcuno che ha detto peccato per il periodo ha poi acquistato. Quindi infatti, cioè, no, sì. È assolutamente degno di nota come risultato. Grazie, e poi verrò di nuovo da te. Sì, io aggiungo solo una cosa, nessuna operazione è possibile se non si ha una lista clienti. Cioè, non è perché io ho fatto la sponsorizzata Facebook che ho acquisito questi contatti adesso, perché io in realtà gioco su due fronti. Il primo fronte sono quei clienti che vengono a trovarmi fisicamente, ok? Cioè, se loro sono venuti e io poi li faccio andare via senza acquisire il dato, è un problema, è un grosso problema. Perché vuol dire che quella persona che deve rientrare all'interno della tua attività domani deve venire, cioè è difficile che una persona ritorni, perché parliamoci chiaro, nel mio caso per esempio non è l'unica gelateria, un caso di un ristorante, non è l'unico ristorante in una città, ce ne sono tantissimi, ce ne sono. Però se io acquisisco il dato e mando un'email raccontando come faccio particolarmente la nocciola o che tipo di fave di cacao è stata utilizzata questa settimana per fare il cioccolato, o il pistacchio da dove viene, perché scelgo proprio quello anziché un altro, ecco, questo crea una relazione col cliente, che anche se in quel momento io non gli sto vendendo nulla, gli dice guarda che esiste un'attività che ti sta mandando comunicazioni reiterate, volute, perché alla fine se loro non lo vogliono si disiscrivono, e questa cosa che crea questa relazione, nel momento stesso in cui dico guarda, bam, sto facendo questa cosa, o faccio esempio di oggi ho fatto
Oggi abbiamo fatto, abbiamo mantecato circa 25, meno di 30 kg di gelato. Avevamo mandato un'email, abbiamo fatto una diretta Facebook, email più diretta Facebook, questa è la ricetta del fatturato di oggi, email più diretta Facebook uguale soldi, uguale sold out, perché noi adesso stiamo, mia sorella di là mi diceva, arrivano altri ordini, ma noi abbiamo finito il gelato, cioè non ci abbiamo più da dargli nulla e siamo chiusi. Eh sì. Sorrido perché messo a contrasto con chi si sta piangendo addosso, questo è una sonora dimostrazione di quello che dicevamo prima. Va bene, Vincenzo, dopo torno da te che mi avevi detto che mi dovevi anticipare un'altra cosa e avevi anche un consiglio da darci. Sì. Adesso dobbiamo passare da colui che si è vestito praticamente da festa, cioè ha messo il migliore abito che ci aveva nel guardaroba e ha apparecchiato il bar dietro di tutto punto, perché sei una celebrità adesso, no? Bravo, bravo. E tra l'altro volevo, ecco, questo qui che tu hai detto, noi qua non abbiamo effetti speciali, non vi vedo io ragazzi, non so perché. Sì, perché ho bloccato l'immagine su di te, vai tranquillo. Vabbè. Questi sono gli effetti speciali, perché tu prima dicevi, no, qua noi non abbiamo effetti speciali, effettivamente gli effetti speciali ci sono, insomma. E poi, allora, cominciamo dal fatto che... Ciao, sono Elia Gallo, no, scherzo. Lo volevo dire. Sono abituato dal canale YouTube. Mi sono messo questo papillon. Allora, intanto è una tecnica di marketing che si chiama... è l'elemento differenziante. Infatti, voi non l'avete e io ce l'ho, quindi... se non si ricordano come mi chiamo, magari si ricorderanno del quello che aveva, l'unico che aveva il papillon, quindi sono io. Tra l'altro, voglio ricordare Michele, cioè confrontata da te adesso, voglio dire, bravo. La camicia di jeans dell'altra volta, ne vogliamo parlare? Infatti, bastardi. E poi se si vede, questo papillon ha dei numeri che sono un po', diciamo, il conto alla rovescia, insomma, speriamo che finisca presto tutta questa storia, e l'ultima motivazione è il fatto che si stavano impolverando, quindi diciamo che non è tanto per festeggiare, ma per togliere la polvere, perché io sono abituata ad indossarle, quindi erano ferme da un po' troppo tempo, e tutto qua. Vabbè, comunque, dai. Intanto... grazie dell'opportunità, insomma, di continuare questo webinar. E poi è effettivamente una chiacchiera fra amici come sta accadendo e mi piace e pare che stia piacendo anche in giro, quindi è una cosa bella. Allora, io la cosa di cui volevo parlare è chiaramente collegato al settore della ristorazione ed è un qualcosa legato ad un'esperienza personale proprio avvenuta mercoledì scorso con una delle strutture, insomma, che seguo, con dei ragazzi che seguo, ed è appunto un modo per rimanere collegati con il discorso personale, quindi come gestire il personale dal punto di vista dell'imprenditore, ok? Posso parlarne o è una prefazione questa qui? Un momento. Ok. Allora, intanto volevo collegarmi al fatto di quanto sia difficile questo momento, ma questo lo sappiamo tutti, no? E quindi l'imprenditore in questo momento si trova in una fase dove non solo deve affrontare tutti i pensieri, le bollette, le cose da pagare, tutte le difficoltà, insomma, il locale chiuso, merce da buttare, insomma, tantissime preoccupazioni, però vorrei che in tutto questo, sì, si abbia il tempo delle strategie social che diceva Michele, cose varie, ma non ci dimentichiamo dello staff. Quindi, cosa abbiamo fatto noi l'altro giorno? Abbiamo fatto una videoconferenza con i ragazzi, in quel caso della parte vendita e del bar, perché questo è un locale molto grande, e abbiamo fatto un po' intanto il punto della situazione su come state. Che è una cosa importante, perché questi ragazzi, a differenza, diciamo, di noi imprenditori, che abbiamo sempre questa voglia di fare, di implementare, di costruire, eccetera, eccetera, quindi siamo attivi anche spesso con il cervello, i ragazzi, diciamo, dello staff, chiamiamoli dipendenti in maniera negativa, i ragazzi dello staff non hanno spesso tutte queste questa voglia di fare, quindi si annoiano. E
il fatto di potergli dare delle informazioni, quindi ne abbiamo approfittato di quella, abbiamo fatto un paio d'ore, ci siamo risentiti con questi ragazzi, quindi abbiamo chiesto a tutti quanti come stavano, abbiamo capito gli umori, abbiamo capito, insomma, ne abbiamo approfittato per dare delle informazioni, quindi abbiamo parlato in quel caso di alcuni approfondimenti facendo un sondaggio fra di loro, quali erano gli argomenti che di cui avevano bisogno e quindi con i quali avevano meno dimestichezza e si trovavano appunto in difficoltà con i clienti. Quindi un cameriere che non ha un'informazione sul room, per esempio, quando un cliente gli chiede un room, vanno nel pallone. Insieme al proprietario della struttura abbiamo deciso di dargli dei compiti a casa, tra virgolette. Quindi abbiamo deciso di parlare di quelle che erano le difficoltà che si sono avute e nel servizio e proprio anche nel prodotti e cose varie, e quindi nella vendita dei prodotti. Ed è venuto fuori che, per esempio, alcuni prodotti loro facevano fatica a venderli perché, per esempio, i clienti non gli piaceva o non riuscivano a capire, era troppo complesso il gusto per il target di clientela e cose varie. E quindi gli abbiamo dato il compito di proporre delle loro ricette, magari trovate su internet o su qualche ricettario, quello che è, e la settimana prossima, quindi mercoledì, ci ritroveremo e ognuno di loro farà una propria proposta. Noi poi, non potendoli preparare, in questo caso dei drink, non potendoli preparare lì perché il locale è chiuso, noi siamo fortunati qui perché abbiamo un po' di bottiglie, ce l'abbiamo, e quindi sui loro suggerimenti prepareremo qui, faremo dei test e le ricette che saranno più equilibrate probabilmente verranno messe nel, insomma, saranno valutate e saranno messe nel nuovo menu. Insomma, ci stiamo preparando su quello, che poi è l'argomento collegato a quello che ha detto Michele Pacino l'altra volta, no? Tutto quello che riguarda la bellezza e l'importanza di un menu fatto bene, insomma, ecco. Quindi un menu fatto bene deve essere fatto bene non solo per il cliente, ma anche per quello che poi il cameriere venditore di cui stiamo parlando, no? Quindi tutto questo serve per ottimizzare anche quello che è l'elemento fondamentale, cioè il creare un gruppo non di dipendenti, ma una squadra che lavora per te. Per cui non so se siete d'accordo con me, però una struttura, un ristorante, se non ha una squadra, un team che lavora un po' come una squadra di calcio, mi viene sempre in mente, no? Io sono sorpreso da questi calciatori che lanciano sta palla a 40 metri e beccano l'attaccante che sta dall'altra parte ed era in quel punto preciso, va e fa gol, no? Cioè ci sono degli schemi, ed è la stessa cosa in sala o al bar, cioè se ci sono già delle procedure è tutto più facile. Okay, ma mi sentite? Perché io sto parlando assolutamente d'accordo, ti stiamo ascoltando con interesse. Completamente d'accordo. Ok, quindi ragazzi, approfittatene, la squadra va tenuta insieme, perché loro adesso sono persi. Cioè, in questo caso io parlo a te che stai guardando il webinar, e anzi ti faccio i complimenti di continuare se stai continuando a guardare nonostante tutte le cavolate che ho detto e gli effetti speciali. quindi complimenti due volte. Interessanti in realtà. No, comunque dai, scherzi a parte, è veramente fondamentale. Noi questo aspetto è trascurato, cioè ci sono degli imprenditori che loro veramente si stanno piangendo addosso e si sono completamente chiusi con loro stessi e stanno pensando ai problemi. Però anche, ed è giusto, io le capisco anche, cioè è difficile per tutti, però il rapporto con la squadra va mantenuto vivo e come fanno le squadre di calcio adesso, cioè stanno continuando ad allenarsi per quello che possono, con degli allenamenti limitati da casa, perché poi dopo lo schema, una volta che ripartiranno i giochi, lo schema lo puoi riproporre, insomma, ecco, intanto fai lo schema come fa l'allenatore nel pallone, no? di Novanfi, fa la squadra, gli schemi sulla lavagna, va bene, meglio di niente, insomma, ecco, quindi sì. Questo è quello che mi sento di dire. Molto interessante, Elia, grazie per l'intervento. Sono sicuro che
è proprio in questo momento che vai a fortificare un team. È proprio in questo momento che vai a fortificare un team, perché poi quando la tempesta sarà passata, quel team viaggia a vele spiegate. Fai sempre degli esempi molto calzanti, e io ti ho seguito con vero interesse, sono sicuro che anche gli altri. A questo punto... Scusami se ti interrompo, però volevo aggiungere due cosette ancora. La prima è legata al fatto che spesso gli imprenditori, mi è capitato più di una volta, che imprenditori abbiano fatto queste mega strutture, cioè belle, tendaggi, tavoli costosi, eccetera, eccetera, e poi magari non investono né nel personale formato e né tantomeno fanno delle azioni per far sì che questo personale sia formato e che vada d'accordo insieme. Quindi tu puoi avere la struttura migliore del mondo, ma il motore della tua azienda alla fine è lo staff, cioè è la squadra che fa la differenza. Poi ci sono tutte le altre strategie. E infine volevo dire, e parlo della mia persona, in questo caso, quindi la mia attività non è, quindi il giardino sotto il naso in questo caso, non è un'attività fisica. Il bar, quello che vedi qua alle mie spalle, non è un bar aperto al pubblico, è un bar privato, ok? Quindi, a differenza di, per esempio, Vincenzo Paparella, che ha una gelateria, lui in qualche modo può fare anche a un luogo fisico dove puoi convogliare, convogliare i clienti in qualche modo, no? Noi questa cosa qua non la possiamo, diciamo, fare, o siamo un po' più limitati, perché la nostra attività è principalmente online, però stiamo facendo di tutto, sfruttando appunto i canali social, a portarli su i vari canali, tipo per esempio il canale YouTube. In questo, no, Vincenzo, ci stiamo lavorando su questo, vero? Sì, sì. Anzi, possiamo dire che siamo orgogliosi, no? Di questa cosa, perché... Elia, cioè, racconta un po' tu che cosa è successo negli ultimi 365 giorni, cosa è successo esattamente un anno fa ad oggi. Sì, io faccio... Dire. Grazie. Volevo fare quest'altra accenno, e poi magari ne parliamo, può essere materia di approfondimento per la prossima volta, poi ce lo dite voi. Sì. L'accenno è il discorso su del canale YouTube, che spesso viene sottovalutato, quindi vabbè, insomma, questa cosa qua, il canale YouTube è stato la fonte di accesso al discorso della RAI. Io, l'intervento che è stato fatto su Linea Verde, ottimo, ieri, è stato grazie anche a tutti i social, cioè loro ci hanno spiato sui social. Se i nostri social fossero stati scarso contenuto, comunque non ci avrebbero accettato, quindi il nostro intervento non sarebbe andato in onda. Tutto qua, quindi questo era, se può tornare utile come spunto. Assolutamente sì, no, per ribadire questo concetto che secondo me non è passato molto bene, cioè c'è stato un programma, quindi Linea Verde, dove Elia e il suo progetto sono stati dei protagonisti, insieme ad altri parlavano del Salento. Comunque magari Elia, mettiamo il link per rivedere il video, se è possibile. Sì, va bene, volentieri. È il primo intervento, quindi lì noi facciamo, cioè, l'importanza dei social, tutto quello che ha detto Michele, insieme a delle altre strategie, sono un modo per anche attrarre i media in generale. Se tu fai un lavoro fatto per bene, fatto con criterio, eccetera, eccetera, automaticamente tendi ad attrarre anche realtà importanti. Assolutamente, ti tolgo la linea, è stato molto interessante, soltanto per una questione di tempo, Elia. Comunque, magari e potrebbe essere tranquillamente argomento di un prossimo webinar, se te la senti di condividerlo con noi. Io arrivo sempre per ultimo, quindi ho lo spazio più breve degli altri, quindi cercherò di essere breve e conciso. Quello di cui voglio parlare io invece è di una richiesta specifica che mi è arrivata da un ristoratore, dove mi chiedeva di parlare del servizio clienti in questo preciso momento, ok? Lui parlava in particolar modo del servizio clienti che ha notato nei confronti dei fornitori e nei confronti di altri suoi colleghi, che è stato deficitario piuttosto che completamente assente. Allora,
voglio fare un annuncio grande a lettere cubitali. Cioè, la crisi o il momento negativo c'è per tutti e sicuramente non è questo il momento di non rispondere al telefono, di non rispondere alle mail. Se si usano i social, cosa buona e sacra, per usare e per rispondere alle tante richieste dei clienti barra potenziali clienti, non è questo il momento di abbandonarli. Anzi, è questo il momento di fare qualcosa in più. Mi sono preso degli appunti perché alcuni ristoratori lamentavano, mi hanno scritto su Facebook, che nessuno risponde più al telefono, che non rispondono ai messaggi. Ecco, questa è una cosa assolutamente deleteria. Perché ricordiamoci, quando questa brutta storia finirà, ce lo auguriamo presto, i clienti si ricorderanno di come li hai trattati. Non può essere che nel momento dove tutto è calmo e dove le acque sono calme, tu sei amichevole, disponibile e appena arriva la tempesta, chi si è visto, penso a casa mia, oggigiorno, come dire, siamo in guerra, io penso al mio, perché non è questo. Se si vuole venire fuori da questa situazione ci si deve dare una mano. Il motivo per cui noi facciamo questo webinar, in tutta onestà, è proprio quello di dare una mano. Non vedo perché tu, in qualità di ristoratore, devi assentarti da questo che è comunque un dovere assoluto. Detto questo, mi sono appuntato dei punti brevi, perché questo è un webinar pratico, di quello che puoi fare per non incappare in questo grave errore. Allora, innanzitutto la comunicazione in questo momento è fondamentale. Hai Facebook, è un media, puoi scrivere su Facebook raggiungendo i tuoi clienti, comunicando quali sono le possibilità di mettersi in contatto con te, in che orari sei disponibile, parlavamo di servizio a domicilio, se fai servizio a domicilio come poter accedere a quel servizio, comunica quello che stai facendo. Hai visto, Vincenzo lo faceva con la serranda del suo negozio chiuso. Sei chiuso magari al pubblico, non sei chiuso ai tuoi clienti, ok? Questo è il primo concetto. Inoltre, rispondi. In Italia, purtroppo, questa è una cosa che a me fa particolarmente soffrire, perché in Italia, ma lo vedo anche non solo nelle piccole aziende, no? In qualità di cliente vedo anche che i tempi di attesa per una mail sono lunghissimi. Alcune volte io personalmente dimentico di aver mandato un'email alla quale ricevo risposta per necessità e nel frattempo magari ho già risolto, perché sono passati 4-5 giorni, una settimana. Ecco, non è questo il momento di farlo, non dovevi farlo prima, lo devi fare ancora di più oggi. Sì, sul pezzo, rispondi alle richieste dei tuoi clienti. Se Vincenzo avesse mandato avanti questa promozione, per così dirla, questa iniziativa, e non avesse risposto minimamente ai suoi clienti, non avrebbe avuto nessun genere di riscontro. E lo stesso sicuramente può confermare Elia con il suo cliente, con la storia che ha raccontato. Un'altra cosa che puoi fare adesso, ne parlavo al telefono con un altro ristoratore 2 ore fa, è il momento di pianificare. Questo ristoratore a me, io considero davvero anni luce avanti per il mindset che ha sviluppato in questo periodo, mi parlava del mettere il cliente al centro adesso, quando non ce l'hai a portata di mano. Quindi fatti un piano. Michele l'altra volta parlava del menù, e il menù è un modo di mettere il cliente al centro, è un modo di, cioè, comincia a pensare come il tuo cliente si troverà nella tua attività domani. E se ti rendi conto di avere delle carenze, perché ce le abbiamo inevitabilmente tutti, lavora su quelle cliente. Una cosa che ci siamo detti, probabilmente nel prossimo webinar, perché si è detto disponibile a partecipare, se avremo modo lo sarà, lui diceva che quello che farà la differenza domani non è il buon prodotto, non è la qualità del prodotto, perché quella sarà comunque una condizione sine qua non. Ma sarà l'attenzione che tu metterai al tuo cliente, ai dettagli, ai particolari, e quello che stai facendo oggi che ti permetteranno di venirne fuori. Ci vorrà tempo, ci vorrà impegno, ma è questo che fa la differenza. L'ultima cosa di cui voglio parlare, e poi basta, anche queste cose poi, anche con l'esperienza di Elia e di Vincenzo, possiamo racchiudere in un breve documento da condividere.
non è questo il momento di essere sulla difensiva, di prendere decisioni arroganti, per così dire, chiudo, non voglio rispondere più a nessuno, basta, mi sono stufato, o di fare post, Michele, sicuramente l'hai visto tante volte, ah, il governo non mi aiuta, che schifo il governo, a noi non, al cliente non interessa, non fai una bella figura, non ottieni nessun risultato, non è questo il momento di comunicare così. E questo è il momento, correggetemi se sbaglio ragazzi, perché poi ho concluso, è questo il momento di far sapere al tuo cliente che anche se tutto va male, tu ci sei e domani ci sarai. Per loro, ok? Siete d'accordo su questo? D'accordissimo. Per riepilogare quanto detto da Raffaele, cioè in questo momento bisogna far sentire la nostra mancanza ai clienti. Una cosa fighissima che si è inventata un mio cliente, veramente bella, lui ha un pub, quindi birreria e roba da mangiare, tipo hamburger, carne, eccetera. Lui è molto rocchettaro come persona e si vede anche dal menù e dal pub come è messo. Lui si è inventato una radio, una kitchen radio praticamente, dove per ogni diretta parla di un artista e di un aneddoto di quell'artista legato al cibo, quindi è qualcosa di veramente, veramente molto bello. Gran bella idea per comunicare in una maniera diversa, ma allo stesso tempo divertente. E poi realizza quel piatto in diretta. Spettacolo. Beh, è un modo di far sentire che ci sei. Un modo di far sentire. Chi è che voleva ancora dire qualcosa? Perché. Guarda, sì, diciamo a conferma di quello che dicevi tu, ritorno al fatto che i social vanno sfruttati nel migliore dei modi, cioè quello che accennavi appunto del fatto di lamentarsi di qualsiasi cosa, del governo, di quello, ragazzi, cioè siamo tutti nella stessa situazione di menta, cioè perché io parlo di erbe spontanee, siamo nella situazione di menta. Sono monotematico io, e quindi è normale, però cioè ragazzi dai, cioè tenete i profili puliti senza pubblicare le foto dei vostri cani, dei vostri gatti, cioè buongiornissimo caffè, soprattutto il buongiorno è accanto a te, però al di là di questo il cliente, il buongiorno è accanto a te, il tuo cliente no. Comunque per questo ragazzi, profili teneteli professionali, puliti, senza star lì a fare troppe chiacchiere, andate a guardare i nostri profili, cioè la Rai, se avesse visto che io pubblicavo le foto del cane, del gatto, vabbè, delle galline ogni tanto le pubblico, va bene, quelle sono, però, sono inerenti, se io avessi pubblicato foto o post di quel genere lì, ve lo assicuro, perché loro prima di contattarci, nonostante la bontà del progetto che noi avevamo inviato, loro ci hanno radiografato, quindi sapevano tutto. Quando sono arrivati da noi gli editori, che abbiamo fatto il colloquio, loro ci hanno sapevano tutto. Tu prova a immaginare il tuo profilo fosse stato pieno di scritte governo ladro, non ci aiuta nessuno, veniteci a prendere, cioè. Ma andava in radio. Con una TV statale, poi ti puoi immaginare. Ciao, ti saresti segato le possibilità anche future. Va bene, allora io avevo promesso a Vincenzo di concludere, perché è quello che ha parlato meno in realtà in questo episodio, è quello che conosciamo anche meno. Avevo promesso a Vincenzo di concludere il suo intervento e lui però mi aveva promesso di essere molto breve. Sì, ci metterò meno di 45 minuti, promesso. Tuoi e... Vabbè, Michele, conoscendomi, non rida, perché perché so che... No, in realtà, io ho paura. No, sarò breve, brevissimo, perché io mi volevo ricollegare, in realtà, volevo essere, cioè, come un trenino, volevo prendere il vagone di Michele a proposito dei social. E poi volevo parlare anche di te, Raffaele, a proposito proprio di quella che è la customer care. Allora, io dicevo prima che nulla sarebbe stato possibile se non ci fosse stato dietro un sistema,
certificato che permetta appunto di acquisire clienti in un determinato modo. Io questo, noi non ci eravamo messi d'accordo, perché noi quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, io gli ho parlato di clienti sicuri, Raffaele ha fatto clienti contenti, io ho detto io ho fatto clienti sicuri, ma io non lo sapevo, perché ti giuro questa applicazione ha ormai quasi 4 anni. E questa applicazione è nata attraverso una collaborazione con la Schmidt Consulting di Stefano Schmidt, che saluto, e praticamente permette di acquisire in maniera certificata, secondo tutti, diciamo, rispettando l'attuale regolamento europeo, la 679 del 2016, quindi GDPR, i dati di quelli che sono i potenziali clienti, e di trattare quei dati in modo da diciamo da avere poi un ritorno economico, che è poi quello che ho fatto io. E stavo dicendo, questo quindi permette di fare che cosa? Di raccogliere appunto i dati di quelli che sono i clienti e i potenziali clienti attraverso appunto i social, lavorare quei contatti di potenziali clienti affinché si trasformino in clienti che entrano nell'attività. E poi questo, collegandomi con te Raffaele, ti permette di automatizzare la procedura di richiesta di recensione a fine, diciamo, in maniera controllata. Quindi in maniera controllata in realtà si fanno due cose. Il primo, appunto, la richiesta di recensione, quindi si dice a un cliente, dopo che è venuto, dopo un giorno, 2 giorni o ore, dipende dal caso specifico, perché i ristoranti lavorano con delle dinamiche, le gelaterie lavorano con delle altre dinamiche. Quindi la richiesta di recensione su diversi portali come TripAdvisor oppure come Google, con la Google My Business, e poi permette anche di generare nuovi clienti attraverso il referral, cioè attraverso appunto il passaparola ingegnerizzato. Se poi mi dai, diciamo, l'autorizzazione, io consiglio a tutti che mito i signor clienti contenti del signor Raffaele Ricupero, che ci ha ostato, dove ci sono spiegate 13 strategie testate in maniera, diciamo, strategie a costo zero, gratuite, per incrementare quella che è la customer satisfaction, quindi quella che è l'aumento di recensioni positive nella propria attività. Quindi io questo l'ho avuto a Rimini, me l'hai dato, non mi ricordo, sì, me l'ha dato a Rimini, l'ho letto in un giorno e mezzo, e devo dire che molte di queste cose ho già le stavo implementando, qualcun altro no, quindi mi ha dato qualche spunto necessario. I canali distributivi quali sono? Io non me la so preparata questa cosa, quindi è spontanea. Ce l'ho su Amazon, ti ringrazio, mi hai fatto contento, anche perché è talmente tanto inaspettata come cosa che puoi pensare tranquillamente che sia preparata, ma così non è. Grazie. No, io l'ho avuto, tu, diciamo, io... Guarda, questo me l'ha anche diciamo autografato, e niente, no, sono contento, veramente ben fatto. E quindi, se, diciamo, chi ci ascolta, un ristoratore o comunque una persona che ha un'attività aperta al pubblico, quindi un'attività su strada, un'attività locale, vuole aumentare il numero di clienti, ma aumentare soprattutto la sua reputazione online, questo è un libro che sicuramente ti può aiutare a fare, diciamo, la seconda parte. Per quanto riguarda la prima parte, poi metteremo, insomma, qualche riferimento, insomma, nella puntata. Grazie Vincenzo, grazie di cuore. Questo è quanto. Ragazzi, prima di concludere, di solito noi diamo un po' di consigli su letture, canali da seguire, avete qualcosa da segnalare? Venilo mettilo un po' più, eccolo là, vai. È in inglese, però ci sono anche un sacco di in generale, dei libri che parlano di homemade. La grammatica dei sapori, ragazzi, questo libro è... Bello, com'è? Veramente, veramente figo. Bello, bello. Me lo sto studiando perché ho fatto un programma di studi per questa quarantena, sperando di riuscire a rispettarlo. Quindi ho anche il grande Artrusi e speriamo di riuscire a rispettare questo programma di studi. Che la novità è quella che questo webinar diventerà a breve una comunità, quindi sei il benvenuto se vuoi, e la comunità sarà gestita da un gruppo Facebook dove ci saremo noi, dove condivideremo le puntate
in questo gruppo e anche il materiale di cui abbiamo parlato, quindi riassumeremo il materiale delle scorse puntate e di quella di oggi appunto, e ognuno di noi avrà il suo intervento, quindi puoi accedere già a partire da domani alla visualizzazione di questo video. Direi che è veramente tutto, io saluto tutti, vi ringrazio, mi sono divertito, ma sono convinto che abbiamo anche offerto del valore pratico, e se ti è piaciuto faccelo sapere. Inoltre, se sei un ristoratore, dicevo, e sei collegato al mondo della ristorazione e vuoi partecipare a questo webinar, siamo un po' avanti con le puntate, abbiamo ospiti per le prossime 2-3 puntate, ma potresti essere uno dei nostri. Facci sapere qualcosa. Io direi che con questo è tutto. Dagli studi di Saxa Rubra e... a voi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.